A Merano, sotto la neve, quando siamo andati a vedere i mercatini. Due stati fa a Riccione, è stato bellissimo, discoteche, sole, mare, schiuma party, tutto bello. Su in Trentino abbiamo fatto rafting. E quando ho conosciuto lei? All'Aqua Fan con i due miei bambini ci siamo divertiti tantissimo. L'anno scorso, il 23 luglio, all'Aqua Fan. Mi sono veramente spassato l'anno scorso a Viareggio, alla Cannicia. In Cannicia, uno schifo. Quella volta che siamo andati in campeggio. Casa sua con sua madre. Il compleanno di una mia amica, abbiamo bevuto, poi siamo andati a ballare. In treno siamo andati prima ad Amsterdam e poi nel ritorno abbiamo fatto la Francia, Costa Azzurra e siamo tornati a Roma. Ho dovuto doppiare un calciatore per una famosa, diciamo, televisione, e senza sapere una parola in francese ho dovuto prima tradurre e poi doppiare l'intera intervista del giocatore. Alle Canarie e abbiamo rotolato sulle dune nel deserto. Vabbè, a me è la prima vacanza con gli amici, fatta in Croazia. Mi sono ubriacato e mi hanno portato a casa sulle spalle. This is a very special moment for us because we are doing holidays in Cervia and we like it very much. And yes, Aqua Fun is a very nice place to be. Il giorno che mi sono divertita quando lui non c'era. Anno 2005 da Anca Village ho fatto l'animatore e penso sia stata l'esperienza più bella della mia vita. Qui all'Aqua Fun con mio bambinello. Una vacanza a Cuba, tanti giorni di divertimento. Ero al mare. Sono abituato a fare delle figure atroci, incredibili, e vedo quello che sembrava il mio ex allenatore Ettore, lì alla cannella, alla doccia, dicevo Ettore, Ettore! Lui si gira, guarda, non era chiaramente lui, vuoi bere? Allora, l'Aqua Fan è stato incredibile, le file interminabili, è stato uno spasso. Il giorno più bello è stata la sbornia al Cocorico. Sono stato uomo partita a una partita di football. Allora, ce la siamo spassata quando l'Italia ha vinto i mondiali. Eravamo sul camion e saltavamo tutti come dei pazzi. Po, 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 po. Sono andata a Praga, 4 giorni, io e mio amico. Quando sono andata a Formentera, la vacanza più bella della mia vita. L'episodio è stato a Pescara dove praticamente non ricordo nulla di quella serata perché ero ubriaco marzo. Questo fine settimana che sono andata al Passo Rolle e ho scalato una montagna, la mia prima montagna. Allora, io direi di raccontare la prima volta che abbiamo fatto l'amore. Tu ti ricordi dov'era e che com'è andata a finire? Non mi ricordo. Sì, questo è il momento più spensierato in cui sto vivendo un'avventura, diciamo, molto bella, spensierata con mio marito e mio figlio in vacanza. Mi sono molto divertito qui oggi, me la sto spassando. Quando finalmente abbiamo avuto una nostra casa.